E poi, giustamente come ha detto Abbott, dice, avevamo proprio deciso di non fare il quadruplo perché l'importante appunto era fare un programma solido. L'altra sorpresa è stata Sera, quella sto facendo di la Mura, di scena. Takaito Mura, che è in Ovviamente, come seconda se ne gioia. posizione con il Gemere punteggio può. di 76-65. Takaito ha detto che la grande concorrenza che c'è in Giappone, perché l'abbiamo detto, ci sono veramente dei pattinatori straordinari, sta però facendo bene anche a lui, perché naturalmente sente la pressione e sa di dover sempre spostare in avanti il suo obiettivo. Dunque, veramente la concorrenza interna sta facendo crescere tutta la scuola giapponese. Ma ora andiamo a seguire l'altro atleta cinese in gara, Jilin Wang. Della Carmen anche per lui. Quadruplo top con caduta, qui non apre molto bene questo programma. Solamente doppio il salco, un altro errore. Triple flip. Axel e Botolo. Molto bene perché era anche sull'accento musicale. Perfetto. Triple Roots. Doppio loop. Thank you.
come scelta da Jilin Wang. Quest'anno vuol dire proprio che la Carmen è un tema ricorrente, Fabrizio, però questo programma, non so, dopo aver visto Nan Song, comunque ha fatto un programma tecnicamente esplosivo, Amodio ha fatto un programma tecnicamente esplosivo, ma soprattutto l'ha proprio recitato, lui è sembrato un po' inferiore, non so, ma la mia sensazione. A livello tecnico troppi errori questo programma rispetto agli ultimi due che abbiamo appena visto, per cui secondo me a livello tecnico lo vediamo scivolare verso il fondo, se non addirittura dietro a Shafik Besseguier, che è la rappresentante francese, che ha comunque, per quanto sia inesperto, comunque ha ancora margine di miglioramento, ha presentato un programma tecnicamente soddisfacente. Ma intanto guarda, sentite le urla, sono per Brian Gilbert, insomma il pubblico impazzisce per lui e tutto questo brusio che sentite ovviamente perché il Palais Omnisport di Parigi-Bercy sta facendo sentire il suo calore al campione di casa. Invece per quello che riguarda la scelta musicale, devo essere onesto, a me non è piaciuto particolarmente, perché la Carmen è una musica straordinaria che abbiamo visto interpretata dalla Katharina Witt, famosissima Katharina Witt. Calgary 88, bellissimo. Io mi ricordo i programmi straordinari di Angelica Krylova e Oleg Ossianikov, che hanno fatto una Carmen superba, cui tutti quelli si ispirano, mi sono ispirato anch'io quando l'ho fatta io. Vediamo quest'anno che c'è Anna Cappellini e Luca Lanotte che presentano la Carmen, Tessa Virtus, Scott Moir. E io purtroppo in questo programma non ho visto nulla, non ho visto la storia, non ho visto la passione, perché parla di una storia d'amore molto passionale. Cioè, io non ho visto nulla, la coreografia per me in questo programma non è vincente. Io non pagherei questo programma perché è stata, sembrava più una musica in sottofondo, però i movimenti non mi ricordavano né il tema, né la storia, né il carattere musicale. Allora, 61 e 14, il tecnico va dietro Besseguier, 66 e 08 invece lo premiano per quanto riguarda i component, 126 e 22, quindi i component si permettono di andare al terzo posto, quindi con 191 e 99 che è il suo nuovo punteggio stagionale, quindi ha migliorato la posizione che aveva avuto la Cup of China, dove aveva chiuso in settima posizione.